Ed eccoci dunque al colpo, finalmente adesso si agisce e vediamo un po' come io e Riccardo cerchiamo di portare a termine questa rapina. Le impostazioni sono sempre le medesime, quelle stesse del video precedente, quindi carabina speciale, terza persona e difficoltà difficile. E adesso andremo a vedere un po' i ruoli, come ce li siamo assegnati, come la percentuale, ricordandovi appunto che Riccardo nel corso del sopralluogo e della preparazione, ossia del recupero della curuma, ha comunque preso una media di 7.500 dollari, mentre io i soldi, essendo io che l'ho ospitata, li vedrò solo alla fine. Intanto il logo Roy Lester ci spiega ancora i dettagli per concludere questo colpo e potete vedere il compenso dietro la lavagna di 143.000. È abbastanza inquietante Lester quando parla in questo modo, si avvicina a noi. E gli incarichi, tornando agli incarichi, perché comunque qui Lester altro non ribadisce che il colpo sarebbe comunque facile se ci comportiamo in maniera, diciamo, professionale, cioè senza fare casini, sparatorie. Ci spiega appunto che comunque è abbastanza facile poter entrare nel sistema operativo, aprire il cavò e poi scappare a tutto gas. Ma quello che conta è che si possa vedere realmente nel video e non quello che dice Lester. Ci ricordo sempre di aprire la cassetta di sicurezza, la 167, ormai la conosciamo bene, anche se poi Riccardo, che si occuperà del trapanaggio, mi ha detto che comunque l'ho provato anch'io, e trapanare è comunque automatico, nel senso che da solo c'è la segnaletica, il checkpoint sulla casella, non bisogna cercarla. Magari sarebbe stato anche carino doverla cercare, magari premere ok quando si è trovata, perché fa parte del tempo anche quello, cercare la cassetta di sicurezza. Certo è che quando uno ripete la missione poi lo sa a memoria. Allora, qui invertirò nella lavagna, potete vedere che invertirò gli incarichi. Io farò il guidatore, Rick il trapanatore, e io prenderò il 55% per andarmi a recuperare quei soldi, quei 15.000 che mi sono andati a mancare nel corso della preparazione e del sopralluogo. In questo modo in realtà è spartita al 50% la missione tra me e Riccardo. Questo è il modo nostro di ragionare, questo è il modo nostro da crew di pensare ai colpi anche. Non ci dobbiamo lucrare sopra, ma semplicemente rientrarci delle spese e dividerci il bottino finale. A questo punto raggiungiamo la fabbrica di Lester e andiamo con la stessa macchina. Perché dietro lì? Vabbè. Ah, beh, c'è ragione. Vabbè, qui avevo dimenticato di le impostazioni e niente, a questo punto andremo con la. Sto litigando la radio. E a questo punto andremo nella fabbrica di Lester a recuperare la curuma e far partire il colpo. E intanto che Lester continua a parlare, a dirci quello che dobbiamo fare, ma ormai è chiaro, dobbiamo andare con la curuma, che è un mezzo blindato, alla banca, entrare, far fuori le telecamere di sicurezza, entrare nel sistema di apertura porte, quindi aprire il cavò, e di quello se ne occuperà Riccardo, e poi scappare a tutto gas, senza esitazioni, scappare, perché è stato studiato molto 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 bene anche la fuga. E dicevo di come ci siamo appunto suddivisi gli incarichi e della difficoltà che può trovare Riccardo. Riccardo ha difficoltà nel dover entrare nel sistema di apertura porte del cavò, perché nel primo video ho fatto vedere quella sorta di snake. In realtà nella missione è molto, nella rapina è molto più complicata.
Intanto io mi dirigo alla guida e Riccardo, tra non molto, gli dovrebbe apparire tramite cellulare lo schema per iniziare l'hackeraggio, comunque quella sorta di sneak che gli è appena partito. Vedete che l'ha scritto proprio, può iniziare ad entrare a far parte ad entrare nella rete della banca, quindi ripeto, è un sistema di apertura porte che può essere violato superando tre schede molto abbastanza rognose, soprattutto l'ultima. E io sono a 3,20 km adesso dalla banca. Mi sto sbrigando e non ci vado con tanto di calma perché anche il tempo per la sfida Elite, per chi volesse fare la sfida Elite, è importante. A nostro avviso la sfida Elite si può riuscire solo se si salta il viaggio, quindi pagando i famosi 4.000. Sapete che si può saltare il viaggio e ci fa sborsare 4.000, ma sicuramente tutti questi minuti di viaggio, appunto, di strada sarebbero annullati. Non l'abbiamo ancora provata, ma prima o poi la proveremo. E nei prossimi video, magari nei prossimi video delle rapine. Vabbè, io ti volevo evitare quella davanti, volevo evitare questa e questa in outdoor. Nei prossimi video delle rapine comunque vi sapremo dire con maggior chiarezza. Mentre manca 1,5 km, ricordo sempre anche il danno all'auto deve essere inferiore al 6 all'8%, non lo ricordo mai. Quindi sto cercando di guidare con una certa attenzione anche per quello, e anche nella fuga dovrò cercare di sfruttare la blindatura dell'auto perché diciamo che i colpi fanno meno male dei proiettili per un'auto blindata. Intanto Riccardo ha già violato, è stato un grande perché ha già violato la porta del cavò. Stiamo mettendo il passamontagna, vedete che l'animazione della porta aperta. Mettiamo il passamontagna e entriamo. Adesso Riccardo va subito a trapanare, è partito con una scheggia, e io dovrò tenere sott'occhio gli ostaggi. Altra sfida è quella di non uccidere nessun ostaggio. È molto facile poter tenere gli ostaggi sotto mira o comunque sotto pressione senza farci prendere per deboli, come dirà Lester. Basta semplicemente alternare e non rimanere fermi immobili su un unico ostaggio. Soprattutto il cassiere rifà salire la barra di intimidazione che è in basso sulla destra. Quando quella barra scende, incominciate a preoccuparvi o comunque incominciate a rimirare senza sparare, o potete anche sparare non sugli ostaggi se vi interessa la sfida Elite, ma sparare appunto solo per intimidare, come si fanno le rapine nei negozi, nei supermarket. E adesso scappiamo perché Rick ha preso la cassetta e c'è da andare a tutto gas. Allora, io sono scappato così, ho lasciato Rick praticamente da solo perché erano ancora intimoriti al massimo, quindi ho potuto usare questa, diciamo, strategia di andare prima di Rick in macchina e tenere il motore acceso. Tanto qui non tocco niente a nessuno, almeno ci provo e salvo la macchina da eventuali danni. Anche qui farò la stessa cosa. Vedete che c'è uno slargo, anche se ci fossero chiodi, tra l'altro l'auto è blindata con ruote antiproiettile, quindi non ho problemi. Mentre qui il posto di blocco è ben fatto, vedete che ci sono. Madonna, quante. Vabbè, corre più della macchina mia che sta rotolando però. E il posto di blocco è ben fatto perché là ci sono dei muri, quindi praticamente è impossibile da non speronare. Il cargo Bob ha una calamita potentissima al centro e lo scopo è quello di allinearmi con la stessa velocità del cargo Bob sotto la calamita. Se
essendo un'auto blindata il ragionamento è perfetto, l'auto blindata contiene ferro e piombo, per cui la fuga in questo modo è veramente spettacolare. È un bellissimo effetto, una bellissima inquadratura anche, e un piano in colpo ben pianificato, scusate. Intanto adesso possiamo vedere il compenso come pattuito da me e da Riccardo e l'animazione finale di noi che terminiamo il colpo portando la cassetta a 167 con i relativi titoli di stato che dall'inizio ci ha parlato zio Alessio. La missione, o meglio, la rapina è andata bene. Io spero che come l'abbiamo impostato, per come l'abbiamo, come ci siamo suddivisi i compiti e compenso, vi sia piaciuta. Questo è il guadagno potenziale che va poi comunque diviso per tutti e due. Non abbiamo perso un centesimo, la mia parte è del 55%, quindi questo. Ecco la sfida che vi dicevo da saltare, i danni sono inferiori del 6%. Per la sfida Elite avremmo fatto tutto bene se non fosse stato per il tempo. Io spero che il video vi sia piaciuto, ciao a tutti ragazzi, alla prossima.